Benvenuti nel mio laboratorio, viaggiatori. Sono Grizzly e oggi voglio parlarvi del gasometro. A sentire la prima volta questa parola, uno può pensare che gasometro abbia a che fare con la misurazione del gas. In realtà no, il gasometro era un edificio destinato a contenere del gas in attesa che fosse inserito nella rete. Ora, esistono due tipologie molto diffuse di gasometro. Il principale è appunto un edificio fisico. Dentro questo edificio c'era una specie di pistone che si alzava, un po' come dentro una siringa, man mano che veniva immesso del gas all'interno dell'edificio, questo pistone si sollevava, ed era il peso stesso del pistone a tenere il gasometro in pressione, ma un altro meccanismo per costruire un gasometro, che in fondo è quello che dà subito l'idea del gasometro, è il cosiddetto gasometro a cupola. E dà subito l'idea del gasometro, perché quando uno pensa a un gasometro, quello che gli viene in mente è questo, la classica immagine della gabbia di metallo. E quando ero piccolo e mi dicevano «sì, quello è il gasometro, serviva a contenere il gas», io guardavo la gabbia e dicevo «ma come si fa a mettere del gas dentro una gabbia? Non credo che il gas rimanga perché c'è la gabbia, a meno che magari la gabbia non fosse coperta da un telo o da qualcosa del genere, mi ero costruito queste cose in mente. In realtà no, il gasometro non è visibile, la gabbia è la struttura che serve a tenere dritta la cupola, a evitare che la cupola possa capovolgersi. La cupola si trova sotto la gabbia. Per farvi capire un pochettino il concetto, ho costruito un piccolo modellino di gasometro che adesso vediamo da vicino. Ora, questa struttura, costruita con delle cannucce e del fil di ferro, simula quella gabbia, e quella gabbia serve appunto alla cupola. La cupola si trova al di sotto. Quando lo stabilimento produceva del gas e lo pompava all'interno del gasometro, la cupola si sollevava, come succede adesso che io soffio dentro questa bottiglia. Una volta che la bottiglia, in questo caso la cupola del gasometro, era piena di gas, restava in alto, la gabbia la teneva ferma, evitava che potesse capovolgersi, poi quando veniva utilizzato il gas di città, dalla città, quando si accendeva l'illuminazione stradale, eccetera, si aprivano i rubinetti del gas, e come vedete la bottiglia sta scendendo molto lentamente, perché è il peso della cupola che teneva il gas in pressione, che permetteva al gas di uscire dalle tubature, come sta avvenendo in questo momento molto lentamente con la bottiglia. Il principio di funzionamento del gasometro è molto semplice. Si riempie di gas e lo tiene con il suo peso in pressione. Quando c'è bisogno che il gas esca e venga utilizzato dalla rete, è il peso stesso della cupola a spingere il gas fuori dal gasometro e attraverso i tubi mandarlo nell'illuminazione stradale, nei becchi di illuminazione che c'erano dentro le case, eccetera. Bene, oggi voglio parlarvi del gasometro, perché questa è una puntata letteralmente vecchia di un secolo di Diario di Viaggio on the road, Operazione Nostalgia! Apriamo il rubinetto del fornello in cucina, mettiamo l'acqua sul fuoco e ci facciamo un bel piatto di pasta. Il gas che bruciamo per far bollire l'acqua probabilmente è stato estratto da un giacimento, magari nel Mare del Nord, ed è arrivato sino alla nostra casa, passando da una fitta e complicata rete di tubature che attraversano tutto il continente, e il gas arriva bello pulito e comodo fino a casa nostra. Naturalmente non è stato sempre così, perché riuscire a costruire un'infrastruttura in grado di trasportare il gas da un continente all'altro è una cosa che richiede una grandissima capacità logistica, economica, amministrativa, eccetera. Quindi in passato si preferiva invece produrre del gas a basso costo direttamente in città, in un periodo in cui ancora non c'era la corrente elettrica, e quindi l'illuminazione stradale durante la notte veniva gestita interamente con il gas, che veniva anche chiamato appunto gas illuminante. Come produrre gas velocemente a basso costo? Beh, il sistema più efficace è la distillazione del carbon fossile. Si partiva dal carbon fossile, tipicamente dall'itantrace, lo si scaldava in un forno a temperatura molto elevata, liberando il cosiddetto gas d'aria, poi sull'itantrace in forno si faceva passare del vapor d'acqua, liberando il cosiddetto gas d'acqua. Il risultato era un syngas, un gas di sintesi, che era una miscela in proporzioni variabili di monossido di carbonio, che sì è infiammabile, scommetto che non lo sapevate, di ossido di carbonio, che sì non è infiammabile, e infatti era una sostanza che dava problemi a questo gas, idrogeno, metano, altri gas, talvolta si trovava dell'etilene. Tra le altre cose, questo processo liberava una
sottilissima polvere di carbone che poi entrava nei circuiti, entrava nei tubi e tendeva nel corso del tempo a incrostare i tubi che dovevano poi venire puliti. La fiamma bruciava facendo delle scintille, bruciava male perché c'era il diossido di carbonio, però quantomeno era un sistema molto veloce di produrre del gas, non c'era bisogno di chissà quale cosa, bastava dell'itantrace e del calore, una fornace. Ovviamente, oltre ad avere un sistema per produrre velocemente del gas, ci doveva essere un sistema per poter conservare questo gas, perché non lo si poteva produrre in tempo reale. Allora ragazzi, cominciate ad accendere il forno perché fra un'ora dobbiamo accendere le luci stradali, quindi durante la giornata si produceva il gas, e il gas che veniva prodotto da qualche parte doveva essere stoccato. Dove stoccare il gas? La maniera più semplice era quella di infilare tutto il gas in un gasometro. Quindi durante l'arco della giornata veniva cotto il litantrace, veniva prodotto il gas di cokeria, fondamentalmente questo gas illuminante, infilato dentro il gasometro, si alzava la cupola del gasometro fino a quando si poteva riempire completamente, però arrivati alla sera, quando si accendevano le luci stradali, quando si accendevano le luci nelle case delle persone più ricche che avevano l'illuminazione a gas, c'erano questi becchi a gas anche dentro le case, si apriva il gas, si accendeva, e quindi mano a mano che venivano accese le varie lampade a gas, la cupola del gasometro cominciava lentamente a scendere e si consumava il gas che era stato accumulato sino a quel momento. Il sistema funzionava, era un sistema molto semplice, molto banale, ma molto funzionante, talmente funzionante che si è utilizzato veramente per tantissimo tempo. Il funzionamento del gasometro fondamentalmente è questo, quello della cupola che veniva riempita di gas e galleggiava su dell'acqua, quindi si creava una sacca di gas sigillata dall'acqua, ed era il peso stesso della struttura a creare quel minimo di pressione che serviva a far uscire il gas. Naturalmente adesso si utilizzano sistemi molto più efficienti e molto più efficaci per conservare il gas. Il più semplice è quello di comprimere il gas e renderlo in forma liquida. Il gas compresso e liquefatto è utilizzato ormai dappertutto, dalle bombole ai serbatoi di GPL, a strutture molto più grosse, e naturalmente è un meccanismo estremamente più efficiente, perché un gasometro medio era in grado di stoccare approssimativamente intorno ai 50.000 metri cubi di gas. 50.000 metri cubi di gas, se vengono compressi e liquefatti, naturalmente tendono ad occupare uno spazio molto inferiore. Per esempio il metano a 15 gradi, un metro cubo di metano a 15 gradi, alla pressione di un'atmosfera, se viene compresso e liquefatto, può essere ridotto approssimativamente da un quinto a un sesto del suo volume. Quindi immaginatevi, tutta questa struttura enorme sarebbe potuta essere sostituita veramente da pochi grandi serbatoi di GPL. Ovviamente adesso i gasometri non vengono più utilizzati, sono diventati un pezzo di archeologia industriale, però ci sono dei piccoli gasometri che trovano ancora utilizzo in questo momento, soprattutto per la produzione di biogas, perché non ha molto senso andare a cercare di comprimere tutto il gas che viene prodotto in tempo reale, perché se ne produce pochissimo, è gas di fermentazione, quindi il gas di fermentazione viene intanto accumulato in un piccolo gasometro. Quando si ha una quantità sufficiente di gas, si fa girare il compressore, lo si comprime e si fa diventare allo stato liquido. Quindi diciamo, per questo viene utilizzato qualche piccolo gasometro, naturalmente non strutture da 40.000-50.000 metri cubi. Insomma, questo era il gasometro. Sicuramente avrete visto qualche gasometro in occasione di grandi attività culturali, perché dato che c'è molto spazio libero, ormai vengono utilizzati per fare concerti o per fare attività teatrali, attività culturali di ogni genere, e sono appunto, come dicevo, diventati ormai dei pezzi di pura archeologia industriale. Sapevate che il gasometro serviva a questo? Sapevate che prima che arrivasse la metanizzazione con la distribuzione del metano lungo tutto il continente c'era questa necessità di produrre il gas in ambito locale? Sapevate che esisteva il gas di sintesi, il syngas? L'avevate mai sentito nominare? Nella vostra città c'è un gasometro? Avete altre curiosità che riguardano i gasometri? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag GrilliPOTR. Bene, io sono Grizzly, questo era Operazione Nostalgia. Come sempre vi ricordo di fare pollice in alto, condividere questo vlog, iscrivervi al canale. Noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!